Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e stanotte verrà scritto un nuovo capitolo in questa Women's Evolution con la prima Royal Rumble femminile della storia. L'annuncio era nell'aria, ma è stato molto... È che, come ai tempi della Divas Revolution, proprio non sopporto che Stephanie McMahon sposti tutta l'attenzione dalle donne del roster a se stessa. Poi fu proprio brutto da vedere le ragazze prima impegnate a darsene di santa ragione per poi abbracciarsi e piangere assieme per il girl power. Ma come ho detto, l'annuncio era nell'aria e dopo i primi Iron Man, Hell in a Cell e Money in the Bank femminili, mancava solo la rissa reale. E l'Elimination Chamber, ma credo facciano anche quella a febbraio. Personalmente avrei evitato di farla ben 30 unità, ma per il semplice fatto che il roster femminile attuale non raggiunge quel numero neanche sforzandosi. Per questo l'avrei fatta a 15 o 20 donne al massimo, ma con la tagline dell'evento Rumble per tutti e il disperato tentativo di rendere la divisione femminile importante tanto quanto quella maschile, l'opzione a 30 era l'unica fattibile. Vi fermo subito, dicendo disperato tentativo non intendevo affatto mancare di rispetto agli impegni, agli sforzi delle lottatrici, erano parole più indirizzate verso la gestione della compagnia, un tantinello ipocrita nel recente passato. La Divas Revolution, per esempio, in cui la dirigenza era più interessata a mostrare tutte le donne del roster solo per dire: avete visto? Anche qui ci sono le donne, anche qui le donne possono fare del wrestling. Senza però farle fare davvero qualcosa. Per la WWE fu un modo per apparire agli occhi del mondo come una società progressista e al passo coi tempi, ma in realtà, se non ci fosse stata la vittoria della nazionale americana di calcio femminile ai mondiali del 2015, sicuramente Sasha, Charlotte e Becky non avrebbero mai debuttato in quel modo. È inutile negarlo, l'interesse verso la Divas Revolution si spense subito perché sbagliarono su tutta la linea. D'altro canto, invece, la Women's Evolution mi fa genuinamente piacere per loro. È dal 2016 che mi sento di sostenere con tutto me stesso questa ondata di freschezza e di novità nel roster femminile, che quest'anno ottiene una Royal Rumble uguale identica nell'esecuzione a quella degli uomini. Un gran bel risultato. Tutti avranno una Royal Rumble, Royal Rumble per tutti. Tranne che per i Cruiserweight non avranno niente. Cavoli, sono ufficialmente diventati le divas di quest'epoca, hanno anche il titolo viola. Sono abbastanza sicuro che tra 10 anni parleremo di Midget Revolution. Ogni rissa reale segue tre semplicissimi punti di booking. 1. Inizio col botto. 2. Una storia da portare avanti per tenere alto l'interesse, che può essere la presenza nel ring di due acerrimi rivali o la prestazione di chi parte col numero 1 per arrivare sino alla fine, senza necessariamente vincerla, come Jericho l'anno scorso. E 3. Momenti da ricordare, che possono essere un'eliminazione importante o un'entrata sorpresa. Tutti questi punti devono confluire nel finale a 4, il cosiddetto Final Four. Anche in questa Royal Rumble mi aspetto un'apertura con un nome importante. Punterei su Bayley perché da lei mi aspetto una prestazione da Iron Man, Iron Woman in questo caso, una donna che parte col numero uno per arrivare sino alla fine, intraprendendo una grande prova di resistenza. Nella Royal Rumble questo è un ruolo importantissimo, che lei si merita. D'altronde, chi meglio di Bayley quando si parla di Iron Woman? Mi aspetto di vedere una narrativa crescente, come la presenza di Asuka, minaccia per tutte le altre partecipanti e soprattutto macchina da eliminazione inarrestabile. E visti i tantissimi posti vuoti, mi aspetto un mare di nomi a sorpresa. Debutti da NXT, magari, sono certo di vedere la Iconic Duo e se sono fortunato, Nikki Cross. Adoro Nikki Cross. Poi ritorni, sarai molto sorpreso di non vedere ex campionesse tra cui Trish Stratus e Lita. Un loro confronto all'interno della prima Royal Rumble femminile della storia è d'obbligo. Inoltre, vi sconvolgerà, ma mi aspetto l'apparizione di Santina Marella. Il trattamento delle donne a fine anni 90 e inizio anni 2000 troveranno figura in Santina. Per questo le ragazze presenti nel ring la dovranno gonfiare come se non ci fosse un domani, come hanno già fatto con James Ellsworth, e insieme gettarla fuori dal ring per mettere in chiaro una volta per tutte che quell'epoca degradante è finita per sempre. Ci sarebbe anche Harvey Whippleman per quel ruolo, ma credo davvero che per il pubblico sia più immediato Santina. Vi ho detto tutto quello che mi aspetto sull'andamento dell'incontro, tranne una cosa, la vincitrice. Ed è inutile girarci attorno. Sono certo sarà Ronda Rousey, ne sono sicuro. L'ex campionessa UFC ha fatto sapere che non sarà presente a Filadelfia, ma di Jerry Troll ce n'è soltanto uno. Ronda Rousey è una delle atlete femminili più conosciute e vincenti del pianeta, quindi quale nome migliore se non il suo per vincere la prima Royal Rumble femminile? A questa domanda potreste giustamente rispondermi con un qualsiasi altro nome di una qualsiasi altra lottatrice della WWE, ma sappiamo tutti come la compagnia ha ragione in questi casi.
L'alternativa più valida è sicuramente Asuka. Come ho detto, la Royal Rumble sembra pensata apposta per lei, perché nessuna è pronta per Asuka. Il numero più alto di eliminazioni sarà sicuramente il suo, ma non sono per nulla convinto di una sua vittoria. Già averle fatto affrontare con vittoria pulita Alexa Bliss a Raw in un match definito dai commentatori come materiale da WrestleMania, per me è un sintomo che questo match non lo vedremo a WrestleMania. Per quanto riguarda invece la qualità della Rumble in sé, non posso dirvi nulla perché non l'ho ancora vista e non potrò dirvi nulla fino a quando non l'avrò fatto. Come in ogni incontro a stipulazione speciale con protagoniste le donne, ci saranno sempre un po' di scetticismi, qui rappresentati da Rusev. Nobody cares about your stupid woman revolution. O nel peggiore dei casi, veri e propri pregiudizi legati al sesso delle atlete, qui rappresentati da Lana. You two are obviously lost women that need to know your place. È lecito pensare che le donne possano fallire in un match a stipulazione speciale, ma è un controsenso impedirne la crescita. Nel recente passato, ragazze come Charlotte, Bayley e Sasha Banks hanno dimostrato che un incontro a stipulazione con delle donne può essere una gran figata. L'Iron Man match di TakeOver è uno dei migliori incontri in assoluto, a discapito del sesso delle partecipanti. Mentre l'Hell in a Cell, per quanto non sia piaciuto a tutti, non lo considero un fallimento. Non è un grande Hell in a Cell, non entra nemmeno tra i migliori 10, ma non fu nemmeno la rovina della stipulazione che tutti si aspettavano. Da quel punto di vista fecero molti più danni John Cena e Randy Orton nel 2009. Ma qual è il nesso tra questi due incontri femminili e che riesce a renderli degli esperimenti riusciti? È che vennero gestiti, bucati, come se fossero incontri con protagonisti atleti di sesso maschile. A differenza del Money in the Bank femminile che... Cristo, che merda! Che schifo d'idea è far prendere la valigetta ad Ellsworth! Pertanto, il primo passo da fare con questa prima Royal Rumble femminile è gestirla, dirigerla, come se fosse una qualsiasi altra Royal Rumble maschile vista in passato. Non perché le donne siano deboli o incapaci a lottare, ma perché è così che richiede la narrazione del wrestling. I fan non vogliono vedere donne che litigano per frivolezze come trucco, fidanzati o vestiti, come se fossero un gruppo di ragazzine delle medie. I fan vogliono vedere donne lottare per scoprire chi sia la più forte, lottare per un titolo, possibilmente non a forma di farfalla viola, e soprattutto è quello che specialmente le ragazze presenti tra il pubblico vogliono vedere, per sentirsi finalmente rappresentate. Nel mondo dell'intrattenimento è possibile trovare personaggi femminili attorno ai quali gira l'intera storia, forti ed indipendenti, quindi perché non può essere così anche in WWE? Inoltre, non so se andrà davvero a finire così, però lo dico lo stesso. Questa è una prima volta storica, talmente tanto grande ed importante, ancor di più del primo Hell in a Cell, che questa prima Royal Rumble femminile potrebbe addirittura essere messa al termine della serata come main event. Vedremo. Voi invece cosa ne pensate della prima Royal Rumble femminile della storia? Siete a favore o contrari all'idea? E chi pensate sarà la vincitrice? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.